A fine 2018, secondo gli ultimi dati pubblicati dalla Banca d'Italia, lo stock di liquidità detenuto dagli italiani era pari a 1.400 miliardi di euro tra conti correnti, depositi e biglietti cartacei. 300 miliardi in più rispetto al 2008, quando però era in corso una crisi che stava mettendo in ginocchio il nostro paese. Questo dato significa che molte persone riescono a risparmiare, ma anche che la cultura finanziaria continua a essere latente nel nostro paese. Manca la consapevolezza che quando si lasciano i soldi parcheggiati sul conto corrente si subiscono delle perdite dovute all'inflazione, anche se non sono evidenti perché il capitale sembra rimanere invariato. L'inflazione erode la nostra liquidità nel tempo, anche quando ha valori bassi di poco superiori all'1%, come nel corso del 2018. Per fare un esempio concreto, se tengo 100.000 euro sul conto e l'inflazione è all'1%, subirò purtroppo, senza rendermene conto, una perdita di 1.000 euro all'anno. Troppo spesso i risparmiatori sottovalutano il rialzo dei prezzi, anche perché rispetto a 20 o 30 anni fa, l'aumento del costo della vita è decisamente più contenuto. Ma come ci sta spiegando Paolo Galvani, presidente di Moneyfarm, andrebbe comunque attentamente considerato se si ha l'obiettivo di preservare e di far crescere il proprio capitale. Bisogna tenere presente che la Banca Centrale Europea ha come obiettivo un'inflazione del 2% e che la crescita nei prossimi anni è probabilmente destinata ad aumentare rispetto ai livelli a cui siamo stati abituati ultimamente. Con un'inflazione di questo tipo, in 20 anni il valore di un capitale investito diminuisce di circa il 30%. Il paradosso è che molti risparmiatori tengono i soldi sul conto corrente perché hanno paura di subire perdite sul proprio capitale. Questa paura però deriva molto spesso dalla non corretta percezione del rischio. La vera scelta, infatti, non è tra una potenziale perdita e lo status quo, ma tra la generazione di un rendimento attraverso un rischio controllato e una perdita di valore certa. In altre parole, non investire è il peggiore investimento che si possa fare. Gli italiani tengono i soldi sul conto corrente da un lato per far fronte agli imprevisti, anche se poi spesso non si assicurano contro i vari rischi. Dall'altro perché hanno una scarsa fiducia nei mercati finanziari, mentre invece amano comunque giocare d'azzardo. Comportamenti contraddittori che si spiegano solo con una bassissima educazione finanziaria, confermata dalle classifiche internazionali che posizionano l'Italia fra i peggiori paesi in questo ambito. Sicuramente nel nostro paese sono mancati e continuano a mancare dei provvedimenti seri che favoriscano il risparmio. Sarebbe necessario un programma articolato che incominci con l'educare gli italiani. Chi non ha le competenze deve affidarsi a chi è in grado di giudicare la situazione finanziaria nel modo più obiettivo possibile e di conseguenza consigliare le soluzioni di investimento davvero adatta alle sue esigenze. I mercati finanziari non devono fare paura, ma al contrario essere considerati come un'opportunità. E anche il settore del risparmio gestito deve avere un ruolo, rispondendo alla domanda con una consulenza indipendente e di qualità. Investire in maniera coerente può fare davvero la differenza. Può significare riuscire a mantenere il proprio tenore di vita anche quando si smette di lavorare, garantire l'università ai propri figli, oppure andare in vacanza con regolarità. In altre parole, investire può significare avere delle certezze in un contesto generale che di certezze ne ha poche. È fondamentale aver ben presente il proprio orizzonte temporale. Se si hanno dei soldi da parte che siamo sicuri non ci serviranno per un lungo periodo, è statisticamente provato che l'investimento in azioni sia quello più redditizio. Anche noi, per esempio, di recente abbiamo lanciato una linea di investimento che può avere un'alta percentuale di esposizione azionari. Non si tratta assolutamente di speculazione, ma bensì di una strategia di gestione del risparmio con una diversificazione geografica, valutaria e per settori economici. A questo va aggiunto che più si allunga l'orizzonte temporale, più il rendimento cresce, mentre le probabilità di perdere diminuiscono. Invece l'unica certezza che si ha quando si lasciano i soldi sul conto corrente è che l'inflazione eroderà una parte del capitale.